Una vicenda che ha davvero dell'incredibile, quella che mi appresto a raccontare nel video di oggi, che ha per protagonista il povero Anthony Burgess, un ragazzo che aveva solo 24 anni d'età e che si è immolato per salvare la vita alla piccola, alla sua amata figlioletta. Infatti la bimba ha 3 anni d'età, l'uomo di Castleton in Indianapolis, negli States, ha salvato sua figlia che stava annegando a bordo dell'automobile. La piccola per sbaglio aveva messo le manine sulla leva del cambio attivando la retromarcia, rischiando di finire in acqua, un'acqua gelida di un lago proprio degli States. L'uomo si trovava al di fuori della macchina, si è accorto di ciò che stava succedendo, è corso, è saltato nell'abitacolo per trarre in salvo la bimba. L'incidente si è verificato domenica pomeriggio negli States, ripeto, e l'uomo purtroppo non ce l'ha fatta. Infatti è morto affogato. Una storia tragica, una storia triste, quella del povero Anthony Burgess, una storia che però purtroppo ci dimostra e ci fa capire che effettivamente la vita è davvero triste ed è davvero brutta in alcuni casi. Detto ciò, grazie per l'ascolto infinitamente e per la visione. Anthony Burgess, riposi in pace. Amen.